No, sono stordito. Questo Giappone così, ero già stato per fare te lo do io il Giappone, poi non avevamo capito, non abbiamo fatto nulla, ma rivengo dopo 30 anni e continuo a non capire se non questa estrema gentilezza, questo darsi agli altri, questo rispetto per gli altri, pulizia, mezzi di trasporto, un mondo diverso, però un mondo di anziani, un mondo di lavoro. Pensate che uno gli ha dato 5 giorni di ferie, ne ha fatto 3. È andato in crisi e quei 2 giorni che erano lì è tornato in azienda e detto non so dove andare, cosa fa. Quindi si ammazzano ogni tanto ed è difficile fare entrare nella, perché hanno 2 anime, quella che si inchinano così, poi gentili ti porgono il tè, la cerimonia del tè, devi stare così, giri la tazzina e tu, e poi scorreggiano. Cioè, bruttano poi, cioè, queste doppie valenze meravigliose di questi popoli che si trovano adesso a essere scalzati come tecnologia dai cinesi, quindi la tecnologia qua, o sono italiani, giapponesi, hanno fatto di nuovo quel robot Asimo che fa, ti fanno vedere Asimo, tutti i turisti, lui fa, andate giù, ci con te, i comatassi, che diamo tautaci, che te. Poi hanno questo modo di parlare tronco, tronco. Sì, che dopo, anche ti vede, io adesso capisco, parlo perfettamente, ma ho dovuto stare 5 giorni in full immersion per dire, che vuol dire, boh. Quindi adesso torno in, oh, a fiera mignon, oh, a fame. Avevo manate di piedi di pizza, torno nel dove sono nato, nell'immondizia, guarda, non c'è una. Ora io, se non mi viene, butto un pezzino di carta, tanto perché devono capire che è un pezzettino di carta così, io lo voglio buttare. A me questo è il mio. Perché non c'è assolutamente, è fantastico. Quindi c'è gente che spazzola nelle fessure delle piastrelle. Sono strepitosi comunque. Io voglio bene a questo popolo, voglio un sacco di bene. Arigato.